Siamo oggi al Palafiamme di Cavalese per partecipare a uno degli eventi della rassegna di letteratura gialla e noir dell'estate, che si chiama appunto Cavalese Giallo e Noir. Oggi incontriamo Paolo Roversi e Rosa Peruzzi. Andiamo! Nelle giornate di luglio e agosto si tiene a Cavalese la rassegna letteraria Cavalese Giallo e Noir. La kermesse letteraria è iniziata il 7 luglio con lo scrittore volto noto televisivo Carlo Lucarelli e ogni settimana ha avuto un nuovo ospite. Giuliano Pasini, Arianna Destino Maffeo, Bruno Morchio, Rosa Terruzzi, Paolo Roversi, Margherita Oggero e Franco Forte. L'iniziativa nasce per mano di Roversi, già fondatore di Nebbia Gialla su Zara Noir Festival, con la collaborazione del Comune, Biblioteca, APT Val di Fiemme e Cembra e della libreria Pensieri Belli di Cavalese. Agatha Christie, un buon amore, un sbarco e sicuramente il Duca Lamberti di Cervo. Si è conversato dell'influenza dei classici, in particolare nell'ambito italiano, di Scerbanenko. Viene uccisa questa ricettatrice davanti al suo pappagallo che canta una canzone di Iannacci. Oltre che dell'ispirazione apportata dai cantautori milanesi e dalla filmografia. Viene arrestato un uomo che si chiama Armando. Qualche stereotipo sul milanese, che non è poi tanto inverosimile. Potrebbe farlo giovedì, potrebbe farlo venerdì, ma lo fa il sabato, uccide il sabato. Perché gli altri giorni si lavora, perché Milano è sempre protagonista nei miei romanzi, come anche in quelli di Rosa, come anche in quelli di tanti altri autori. È un'atmosfera cittadina che è valsa ai due scrittori il titolo di autori di Noir Metropolitano. Quindi ho scelto di avere più serie e ne ho anche una più ragazza, ho scritto 4 romanzi per... Nell'incontro emergono anche le nuove idee che sono indispensabili per rinnovare le storie e non annoiare il lettore. E affrontare sempre nuove storie e nuove sfide. Ovviamente se io faccio una serie diversa con un personaggio diverso non cerco di fare una cosa uguale o simile alla precedente. Novità in libreria per entrambi. Alla vecchia maniera il primo caso del commissario Botero per Roversi e il valzer dei traditori per Terruzzi. Che vive senza tecnologia. Rosa Terruzzi dalla sua incarna un giallo meno cruento, con note femminili più spiccate, legate ai protagonisti che spesso sono persone qualunque. In questo suo mondo di fiction le capita anche di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Io mi sono vendicata. Siccome dicono che le donne dopo 40 non riguarda nessuno, tutte le donne dicono così, diventano trasparenti, gli uomini non ti guardano, eccetera. La mia protagonista la guardano addirittura in due. E infine, molti lettori saranno contenti di sapere che vedranno presto in TV o al cinema i personaggi nati dalla mente di Paolo Roversi. Ho fatto già il contratto per il seguito, posso dire che è ufficiale, hanno comprato i diritti cinematografici, non so se non servirà mai niente, magari tra 5-6 anni lo vedremo anche in televisione. E se lo vuoi sapere, visto che mia moglie ha già scelto l'interprete, sarà Luca Centero probabilmente. Appuntamento con il gran finale e con le prossime edizioni di Cavalese Giallo e Noir. Gli autori sono naturalmente ancora in tour per le presentazioni organizzate dalle case editrici.